Hai mai sentito parlare dell'esploratore e scienziato Alexander von Humboldt? L'esploratore e scienziato Alexander von Humboldt fu definito dalle persone del suo tempo l'uomo più famoso al mondo dopo Napoleone. Nelle sue esplorazioni in Sud America e nella Russia siberiana scoprì e diede il nome a centinaia di piante e animali. E a decine di minerali. Inventò l'uso delle isoterme, scoprì la corrente fredda dell'Oceano Pacifico che a tutt'oggi porta il suo nome, fu il primo scienziato al mondo a intuire la deriva dei continenti. In suo omaggio porta persino il suo nome un mare sulla Luna. Humboldt aveva una conoscenza così sconfinata e un desiderio talmente ardente di condividerla che il suo grande amico, lo scrittore Goethe, disse di lui: neanche passando 8 giorni a leggere libri si potrebbe imparare di più di quanto lui ci ha insegnato in un'ora. Ebbe una vita lunga e avventurosa. Nacque a Berlino nello stesso anno in cui nacque Napoleone. Veniva da una famiglia dell'alta aristocrazia prussiana ed ebbe la possibilità di avere un'istruzione di primissimo Ordine. ordine. Spese tutto il suo patrimonio per fare i suoi viaggi esplorativi e per pubblicarne le esperienze. Morì povero, ma ebbe un funerale faraonico. In un viaggio durato 5 anni si addentrò in America Latina in zone fino a quel momento completamente inesplorate. In quello che è l'attuale Venezuela, spese 4 mesi in canoa nel bacino dell'Orinoco per trovarne il collegamento con il bacino del Rio delle Amazzoni, il Casichiare. Lo trovò e lo mappò. In quello che è l'attuale Ecuador, scalò il Chimborazo, un vulcano inattivo che era considerato a quei tempi la più grande montagna del mondo. Non arrivò fino in cima, arrivò però fino a più di 5.900 metri. Nessun essere umano a quei tempi era andato così in alto. Dobbiamo pensare che a quei tempi non c'erano gli aerei, gli elicotteri, i droni, internet, la televisione, cioè tutto ciò che ci consente al giorno d'oggi di avere una visione dall'alto. Quindi per lui avere quella visione, coprire con un solo colpo d'occhio un immenso paesaggio, fu una rivelazione incredibile. Per la prima volta ebbe la conferma della sua intuizione per cui la natura è un tutto collegato, in cui tutti gli elementi, tutte le forze, tutte le forme vitali sono strettamente interconnesse l'una all'altra. Scalò il Chimborazo senza le moderne attrezzature di alpinismo e inoltre portò con sé tutti gli strumenti di misurazione che si era portato dall'Europa. In particolare portò con sé il cianometro, uno strumento messo a punto proprio da lui per misurare il grado di azzurrità del cielo. Era meticolosissimo nelle misurazioni scientifiche, ma aveva la capacità di percepire la natura e di coglierla appieno attraverso le emozioni e le sensazioni. Questa visione romantica e poetica della natura emerge chiaramente nei libri che ha pubblicato raccontando queste sue esperienze. Dobbiamo ricordarci naturalmente che a quei tempi non c'erano i documentari che consentivano a chiunque di poter viaggiare per il mondo comodamente sul divano o comunque le agevolazioni che abbiamo oggi nel viaggiare e di andare in zone particolarmente esotiche. Quindi i libri di racconto delle avventure di Alexander von Humboldt avevano un grandissimo seguito di lettori che erano super appassionati delle sue avventure, anche proprio per questo modo poetico e romantico di descrivere la natura. Uno di questi lettori appassionati era il giovane Charles Darwin, che proprio sull'ispirazione di Alexander von Humboldt decise di intraprendere quello che fu il suo famosissimo viaggio intorno al mondo sul Beagle, all'inizio del 1800, che gli consentì poi dopo di sviluppare la propria teoria dell'evoluzione. Nel suo viaggio in America Latina però non si limitò ad esplorare il territorio e a vederne tutte le meraviglie dal punto di vista naturalistico e scientifico. La grandezza di Humboldt era anche quella di riuscire a collegare in un unicum
tante conoscenze apparentemente disgiunte, quali la politica, l'economia, l'ambiente, la natura. Si può dire che fu il padre dell'ecologia, in quanto lui già notò i danni potenziali che l'attività dell'uomo può avere sulla natura. In America Latina notò quanto le monocolture imposte da logiche coloniali potessero impoverire il territorio. Zone fertilissime, disboscate, potevano diventare estremamente aride. Infatti, senza alberi, il terreno non è più in grado di trattenere l'umidità e le acque scorrono via, portando con sé i contenuti minerali del terreno. Denunciò anche il fatto che le monocolture, oltre a causare disastri ambientali, potevano portare a un impoverimento delle popolazioni locali, proprio perché, non potendo più coltivare beni alimentari, sarebbero state costrette a importarle dall'esterno, con la conseguenza dipendenza economica che ne sarebbe derivata. Aveva sempre condannato il colonialismo e lo schiavismo, proprio perché secondo lui erano fuori dalla natura. Al suo ritorno in Europa ebbe l'opportunità di conoscere a Parigi Simón Bolívar, il libertador dell'America Latina. Condivise con lui anche parte del suo viaggio in Italia, le sue vivide descrizioni della maestosa natura latinoamericana, insieme alla denuncia della schiavitù e del colonialismo, non fecero altro che corroborare gli animi dei latinoamericani per la conquista della loro libertà dal colonialismo e quindi per la creazione dell'America Latina libera. E questo forse è uno dei motivi per cui a tutt'oggi in America Latina Alexander von Humboldt è super conosciuto. Tanto che Gabriel García Márquez lo cita addirittura nel suo Cent'anni di solitudine. Anzi, andiamo a leggere che cosa ci dice di lui. Cent'anni di solitudine è ambientato nella giungla dell'America Latina e nello stesso periodo in cui Humboldt intraprese il suo viaggio esplorativo. Uno dei personaggi più pittoreschi era Melchiades, una metà fra un mago e uno scienziato che portava la sua conoscenza al pubblico, proprio così come faceva Humboldt. Quando era sul finire della sua vita, Melchiades diceva frasi disarticolate e vediamo esattamente che cosa diceva. L'unica cosa che si riusciva a isolare in quei sermoni pietosi fu l'insistente martellio della parola equinozio, equinozio, equinozio e il nome di Alexander von Humboldt. Desiderò tantissimo andare in India e in particolare salire sull'Himalaya. Purtroppo però la Compagnia delle Indie lo ostacolò in tutti i modi fino a impedirne il viaggio, proprio perché era preoccupata che Humboldt potesse ficcare il naso nelle brutture del colonialismo inglese. Il suo viaggio in America Latina e le pubblicazioni delle sue esperienze prosciugarono le sue risorse economiche. Si trovò quindi a 60 anni a intraprendere un nuovo viaggio nella Russia siberiana, però questa volta non aveva la possibilità di scegliere dove andare, scegliere quello che voleva vedere e soprattutto scegliere come riportare quello che aveva visto. In questo caso, infatti, il viaggio era finanziato dallo zar Nicola I e quindi Humboldt dovette fare un compromesso e focalizzarsi sulle ricerche scientifiche richieste dallo zar e in particolare sulle ricerche minerarie. Una delle cose più belle di questo personaggio era l'idea che aveva della cultura e delle conoscenze. Humboldt riteneva che la cultura e le conoscenze andassero condivise come strumento di emancipazione degli individui e quindi verso il finire della sua vita tenne tantissime conferenze gratuite e aperte a tutti, agli uomini e alle donne, di qualsiasi estrazione sociale potessero essere. E inoltre organizzò un convegno con tutti i più importanti
scienziati europei di quel periodo, ma non lo tenne come una serie di conferenze in cui c'è uno che parla e tutti gli altri che ascoltano, bensì organizzò delle esperienze che piccoli gruppi di scienziati provenienti da diverse discipline potevano fare insieme, e questo per far creare delle amicizie e corroborare quello spirito di scambio di idee che per Humboldt era essenziale per arrivare alla verità. Gli ultimi 25 anni della sua vita li dedicò alla sua ultima opera, Cosmo, un'opera colossale in cui voleva far convergere tutte le sue conoscenze, nonché tutte le ultime conoscenze scientifiche. È super interessante il modo in cui lui organizzò il materiale necessario per questa opera. Dobbiamo pensare che a quei tempi ovviamente non c'erano i PC con le cartelle e che contenevano i file, ovviamente. Ma lui fece una cosa simile, cioè tenne tantissime scatole, una per ogni tema. All'interno di ogni scatola metteva delle buste, una per ogni micro tema. E in queste buste teneva articoli di giornale, dei pezzettini di libri, degli appunti, degli schizzi relativi a quel microtema. In questo modo aveva tutto il materiale organizzato per il momento in cui avrebbe dovuto affrontare quel particolare argomento. La scrittrice e storica Andrea Wolf ha tracciato in una maniera avvincente la biografia di Alexander von Humboldt nella sua opera L'invenzione della natura. Le avventure di Alexander von Humboldt, l'eroe perduto della scienza. Ci racconta tantissimi aneddoti, ovviamente molto di più di quello che vi ho potuto raccontare io. Andrea Wolf ci racconta la vita affettiva, le amicizie, le influenze che ebbe sulla politica, sul pensiero e sulla scienza, ovviamente, di quell'epoca, e soprattutto sulle arti. Per farvi capire l'intento dell'opera, vi leggo una parte finale dell'introduzione della stessa Andrea Wolf. Il risultato della mia esplorazione attraverso paesaggi e lettere, pensieri e diari è questo libro. L'invenzione della natura è il mio contributo alla riscoperta di Humboldt, per restituirgli il posto che gli spetta nel pantheon della natura e della scienza. È anche un tentativo di capire perché oggi il nostro modo di pensare il mondo naturale è quello che è. Io vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere se volete approfondire il tema e lasciatemi anche sapere se vi interessano altre storie di grandi esploratori. Ciao!